sogno situazioni che si trasformano in realtà, di avere avuto sempre in sogno un contatto con i vostri defunti o con una persona a cui tenete particolarmente. Vi è mai capitato di vedere un'entità, un spirito, un fantasma? Quello che vi vado a presentare ora sono i 10 VIP che queste sensazioni le hanno avute. Ditemi coi commenti qua sotto se anche voi avete avuto dei contatti paranormali. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale se non siete iscritti, un like e vi lascio il video, ma prima sigla. Macari, la ciociara di Bonolis, lei nella casa del grande fratello, che non mi ricordo più quale edizione fu stata, che lui vinse tra l'altro, disse che aveva visto una donna vicino al letto di un coinquilino. Ne parlò con gli altri concorrenti del grande fratello e i ragazzi dissero che probabilmente era il fantasma di una donna che era morta lì e che vagava in quella casa. Poi, è vero. La numero 9 è Carmen Di Pietro. Lei ha detto ai microfoni di Canale 5 da Barbara D'Urso che vede la nonna in casa, ma la nonna è mancata da 10 anni. Dice che la vede girare per le stanze e che Carmen Di Pietro si chiama appunto Carmela, la chiama Carmelina, la chiama proprio, la vede, gira, la chiama Carmelina. La numero 8 è Serena Grandi. Serena Grandi abitava in una casa molto antica, con delle mura molto spesse, e poi è venuta a sapere dopo che era un'ambasciata algerina. Cosa vedeva? Vedeva una figura strana, vedeva metà figura, cioè mezza spalla e braccio, con una camicetta rosa e aveva la pelle nera. Tutto questo è durato un mese. Quando lei si è decisa a raccontare al figlio, che allora aveva 8 anni, di questa cosa, il figlio le ha detto: mamma, ma la vedo anch'io. Lei si è spaventata talmente tanto che è andata in un paese che si chiama Sarsena. Sarsena è in provincia di Forlì, è un paese che una volta all'anno fanno questo raduno, festival, manifestazione, chiamatela come vuoi, dove ci sono esorcisti, preti, c'è anche Melingo, pregano, fanno riti, e la Serena Grandi è andata là. Per togliere tutte le negatività che questa casa gli aveva lasciato, gli hanno messo un collare di ferro molto pesante, diceva molto spesso, e con dei spuntoni di ferro che spingevano alla gola. È stata tutto il giorno con questo collare, hanno pregato, hanno cantato, l'hanno esorcizzata, almeno così ha detto lei, se non ho capito male. E alla fine, alla sera, quando hanno tolto questo collare, tutte le negatività che aveva sono sparite. Da allora ha detto che questa figura non l'ha mai più vista, però ha cambiato casa. La numero 7 è Sandra Milo. Sandra Milo sostiene che parla con Federico Fellini, lo vede anche e ci litiga perché lui l'ha lasciata. Queste doti paranormali lei le ha sempre avute, fin anche da quando era piccola. Ha detto che quando era appunto piccina, 5, 6, 7 anni, lei andava a dormire di sera, aveva i capelli lunghi, biondi, al mattino quando si alzava aveva le trecce, le treccine ogni sera, e si alzava al mattino poi seguente con le treccine, andava a dormire la sera con i capelli sciolti, al mattino si alzava con le trecce. C'era un fantasma che gli faceva le trecce. Sua mamma cosa fece allora? Gli tagliò i capelli a zero, gli tagliò proprio tutti i capelli a zero. Il fantasma alla notte, quando andò che non trovò più i capelli da intrecciare, si incazzò talmente tanto, ma si incazzò che buttò tutti i mobili per aria. Allora, San Camilo
io ci credo anche. Magari alcuni lo fanno anche secondo me per attirare l'attenzione, però Sandra Milo ci posso anche credere. Però la storia del fantasma che fa le trecce è bella tosta, eh. La numero 6 è Eva Engel. Lei è sempre stata, come dice lei, molto scettica. Quando è mancato Riccardo Schicchi, un giorno lei è in macchina e sentì il suo profumo. Da allora ha cominciato a credere che qualcosa magari esiste. Poi lei conserva un rosario che le è stato dato da un ragazzo. Questo ragazzo era al capezzale di Riccardo Schicchi, quindi lui lo seguiva anche Riccardo. Poi Riccardo morì e lui, per fortuna, riuscì a uscire dall'ospedale e sta bene. Questo rosario che lui aveva, sto ragazzo, al capezzale pregava, lo donò ad Eva Engel, glielo donò, glielo regalò. E lei dice che in questo rosario c'è il profumo di Riccardo Schicchi, che lo sente proprio nel rosario. E prima di morire, sempre Riccardo Schicchi disse ad Eva: tornerò nelle vesti di una farfalla. Un giorno la Engel andò nel bosco a passeggiare con la sua famiglia e vide tutte queste farfalline gialle che gli andavano incontro, la seguivano ogni posto, ogni passo, ogni cosa che faceva, tutte queste farfalle che la seguivano. Allora lei pensò: vedi, è tornato non con una farfalla, ma con tante farfalle. Vuole farmi sentire la sua presenza. E questa è suggestione, è realtà, è la mente che ci elabora certi meccanismi che noi vogliamo vedere, le persone che sono mancate le vogliamo vedere vicino a noi, o è realtà? Ditemi il vostro parere. Poi disse anche, sempre Eva, che sempre nel bosco, un giorno tornarono in questo bosco, andavano a passeggio, lei alzò lo sguardo e vide proprio tra gli alberi il volto di Riccardo Schicchi che sorrideva. Questo mi viene difficile, scusate ragazzi, questo mi viene difficile da credere. Cioè, questo punto, ma che io alzo lo sguardo e vedo il mio caro morto lì che mi sorride, a me fa tanto strano sta cosa, però non sono io che lo devo dire. Può anche essere vero, può anche essere no. Numero 5, Franco Gatti. Quello dei ricchi e poveri, ve lo ricordate? Lui sostiene che c'è sempre un gabbiano che lo va a trovare a casa. Ora lui abita a Genova, abita al mare, è facile che ci siano i gabbiani che vanno nei giardini. Ma non è solo quello. Dice che questo gabbiano se lo trova ovunque e sempre, è sempre quello perché lo riconosce. Ma la cosa strana è che quel gabbiano l'ha trovato anche a Mosca. Guardando dalla finestra, era in un hotel, si è affacciato alla finestra e c'era il gabbiano nella finestra. Il gabbiano a Mosca è un po' particolare, un po' difficile. Inoltre trova le piume del gabbiano. Le trova a casa, in giardino, va bene. È fuori, all'aperto, ma dice, quando le trovi in uno studio televisivo o in uno studio di registrazione che è tutto chiuso, non ci sono animali, non c'è niente, la cosa è un po' strana. La mamma di questo ragazzo morto, cioè la moglie di Franco, invece comunica con lui con la scrittura automatica, dice che il ragazzo scrive, parla, e sono in contatto così. Adesso molto molto meno, però ai primi tempi mi era mancato molto molto molto, era sempre in contatto con loro. Numero 4, Megan Fox. Lei sostiene che era in un albergo in Messico. Alle 7:30 gli dovevano portare la colazione in camera. Alle 7 sente il cameriere che entra a preparare nella stanzino vicino, nella saletta vicino. Lei si alza
Ah, poi alle 7:30 per andare a fare colazione non c'era nulla. Telefono giù alla reception e gli dicono: ah, ma signora, ma il cameriere sta salendo ora. Ma è strana questa cosa. È salito il cameriere, prepara la colazione, la tata dei suoi bambini, della sua bambina, non so quanti ne ha, quando è entrata nella stanza dice: ma scusa, ma non era già venuta la cameriera? Quindi hanno sentito tutti questi rumori che preparavano colazione e alla fine non c'era poi nulla. Megan Fox, Sweet, cameriera, beata lei, fantasma, ma la numero 3, Cher e Ivana Spagna. Cher è stata sposata con Sonny Bono dal 1964 al 1975. Dopo la sua morte, che è avvenuta nel 1999, di Sonny Bono, la cantante ha iniziato ad assistere a strani fenomeni. La cantante ha dichiarato più volte che il marito, il fantasma dell'ex marito, va spesso a fare la visita e come se ne accorge? Lei dice che ha in sala un lampadario enorme di cristallo, si accende, anche quando la corrente non c'è, questo lampadario si accende. Dice che il marito la va a trovare e che non ha paura dei fantasmi, ha paura delle persone. Cher, hai ragione, anche io ho paura delle persone, non dei fantasmi. Ivana Spagna invece ha dei poteri molto sviluppati e lei è in contatto con l'aldilà, l'ha detto molte volte sia a Canale 5 che alla Rai, queste dichiarazioni le ha fatte molte volte. Ha raccontato un aneddoto che mi ha toccato molto. Lei disse che era il 19 di agosto, in sogno ha visto una nonna, la sua nonna, con una bambina. Questa bambina era bellissima, carnagione chiara, capelli scuri, con un fiocco bianco, occhi azzurri e aveva una gobbetta sul naso. Il giorno dopo, Ivana tenne un concerto e poco prima di salire sul palco incontrò una coppia che voleva parlare con lei. La coppia gli rivelò che la loro figlia molto malata era morta ascoltando la canzone Come il cielo di Ivana Spagna. Poi la madre mostrò una foto della bambina e lei la riconobbe, era la bambina che la sera prima aveva visto in sogno con la nonna, la stessa identica bambina. La numero 2 è Daniele Bossari. Daniele Bossari ha avuto delle esperienze fortissime e indimenticabili. Bossari racconta un episodio inspiegabile accaduto a Bali mentre era impegnato in un servizio per mistero. Dice: stavamo investigando su magia bianca e magia nera. Eravamo in contatto con un Balian, ossia una persona con una serie di poteri che possono variare dalla capacità di aggiustare le ossa a mettersi in contatto con i defunti. Si trovava in una spiaggia in una notte di luna piena per riprendere un rituale. Era sdraiato in attesa del proprio turno quando si è sentito afferrare sotto le ascelle e sollevare di peso all'aria. Praticamente qualcuno lo ha preso fisicamente di peso e l'ha alzato, ma non c'era nessuno. Subito è entrato in una sorta di trance e ha sentito che la testa gli girava fortissimo e disse che praticamente da quell'episodio lì non ha più avuto dubbi sull'esistenza del paranormale. Al numero 1 come potevano mancare Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Come noto, la coppia non aveva figli e adottò i figli dei loro domestici filippini, Gianmarco e Raimond. Questi ragazzi con i genitori vivono ancora nell'appartamento dei Vianello e hanno raccontato che ci sono degli avvenimenti molto strani, porte che si aprono, doccia che si apre, la TV che si accende in un canale che loro non guardano mai. Una mattina appunto diceva che il papà si è alzato dal letto e sentiva la doccia che andava e nessuno l'aveva aperta.
sostengono che sono segnali che Raimondo e Sandra lanciano a loro per far sentire che sono vicini. Non hanno paura, perché dice che comunque loro sono in compagnia. Un giorno la mamma dei ragazzi era in sala con la cugina. La cugina, mentre stavano parlando, ha visto nell'armadio, che l'armadio, l'anica dell'armadio del mobile era lucido, ha visto una sagoma bionda passare. Anche lì, ragazzi, mistero, mistero e mistero. Secondo me qualcosa c'è, ma anche io ho avuto qualche prove. E ripeto, lasciatemi scritto sotto nell'info box i vostri commenti e che cosa vi è successo, se a qualcuno di voi sono successe cose strane. Vi saluto, vi ringrazio per essere arrivati fino qua. Vi do un grosso bacio, un grande abbraccio, iscrivetevi, mi raccomando, e ciao al prossimo video. Ciao!